Dopo il grido d'allarme di Legambiente sullo stato della costa adriatica, Termoli in particolare, non si sono fatte attendere le reazioni. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Di Michele è tornato a chiedere le dimissioni del sindaco Sbrocca. Si è conclusa la 2 giorni del tour di Goletta Verde sulla costa molisana, iniziativa nella quale è stato nuovamente lanciato l'allarme sullo stato del mare Adriatico lungo la costa. Dal report di Legambiente emerge infatti che 3 punti su 4 analizzati lungo il litorale molisano sono fortemente inquinati, 2 a Termoli e 1 a Campomarino, all'altezza della foce del Biferno. Inquinate a Termoli le acque antistanti la spiaggia di Rio Vivo e la foce del canale in corrispondenza della rotatoria tra Via del Mare e Lungomare Cristoforo Colombo. Entro i limiti la spiaggia di Sant'Antonio. Rispetto al 2017 la situazione in alcuni punti è peggiorata e per questo Legambiente ha annunciato un esposto alla Procura di Larino, secondo quanto previsto dalla legge sugli ecoreati. Piccoli comuni che diano un'attenzione maggiore ai depuratori, perché quello è la parte fondamentale per avere un mare pulito, perché tutto ciò che vediamo in mare viene sversato dai nostri fiumi e da una cattiva depurazione. E un'altra cosa è dai cittadini, che abbiano una tutela maggiore nel rispetto delle nostre acque molisane, che sono fondamentali per la salute di noi stessi. Quest'anno purtroppo la situazione è critica, abbiamo trovato il mare fortemente inquinato da tutte le parti, tranne che nella parte sud di Termoli, quindi nella baia sud di Termoli. Ciò che ci dispiace è che ancora a Rio Vivo, la parte del Biferno, dove sfociano la maggior parte dei comuni molisani, è ancora inquinato. Spesso si addita la colpa a Termoli, ma in realtà è l'ultimo anello di una catena. Se purtroppo in Molise non riusciamo ad esaltare il nostro mare, che seppur bello, non riusciamo a dire che questo mare è bello e pulito. Come mai le istituzioni, ecco, non rispondono ai vostri appelli, secondo lei? Secondo me perché purtroppo il depuratore è nascosto, quindi i sindaci ciò che fanno non lo fanno perché magari non si vede la tutela di un depuratore per i cittadini, ma in realtà è una cosa importante e fondamentale perché tutti quanti ci facciamo il bagno a Termoli. L'appello lanciato da Legambiente ha avuto subito delle ripercussioni, in particolare sulla politica termolese, con il consigliere comunale 5 Stelle Nick Di Michele, che è tornato a chiedere le dimissioni del sindaco Angelo Sbrocca per manifesta incapacità nel governo del territorio. Il Consiglio dei Ministri.